Cari amici del Cammino Spirituale, buonasera. Sono qui nella Cappellina dei Pellegrini, in compagnia di Raffaele di Toledo, che molti conoscono e che hanno visto sulle reti, quindi si vedrà. Ora, noi siamo in questa giornata, intanto siamo all'inizio del periodo di Avvento, un periodo di gioia. Ora, la domanda che io voglio porre a lei, Porallello è questa, che forse è a cuore di ognuno di noi, perché le richieste di preghiera sono tante e sono le richieste delle persone che ci stanno care e più a caro e sono malate. Quindi la richiesta è questa: perché Maria le nostre richieste di una guarigione di qualcuno che ci sta a cuore e tutti questi malati che ci stanno in giro ci sembra che non ci venga esauditi? Buonasera a tutti. Voglio ringraziare tutti coloro che vedranno questo video. Questo è fatto proprio per farvi capire l'esperienza che viviamo e lo vogliamo condividere insieme a tutti voi per dirvi le cose belle, perché la televisione parla tante di cose negative e vi vogliamo dare questo momento di gioia. Per chi crede e per chi non crede, non è un problema. Enzo mi faceva questa domanda: sembra che la Madonna non esaudisca le nostre richieste. Noi dobbiamo capire che è un mondo malato, un mondo pieno di sofferenza, e spesso volte noi vogliamo vivere i nostri progetti senza capire che il Signore ha altri progetti, perché parla dell'eternità. Noi dobbiamo preparare il nostro cuore, la nostra vita per l'eternità. Perciò a volte sembra che non siamo esauditi, invece il Signore già c'ha un grande progetto su ciascuno di noi. Poi il Signore sa lui come distribuire le grazie, perché noi dobbiamo cercare la prima cosa, la salvezza dell'anima. Ecco, ora, sempre a una cosa anche più grande che questa, forse a quello che noi stiamo vedendo dei nostri potenti che giocano con le armi, è un gioco molto pericoloso, quindi mi riferisco un attimo a quando Fatima annunciò appunto delle guerre mondiali che bisognava pregare. A oggi c'è qualche annunciazione, qualche rivelazione per il nostro futuro rispetto a queste cose che sta succedendo nel mondo, che appunto sono molto pericolose? Come già sappiamo, non è oggi che ci sono le guerre, ci sono tutte queste catastrofe, c'è sempre state le guerre, finché stiamo in questo mondo le cose andranno così, perché noi non siamo di questo mondo, siamo nell'altro mondo. Il Signore stesso ha detto: andrò a preparare un posto migliore per ciascuno di noi. E allora questo lo deve fare Dio, perché se Dio lo permette, noi non sappiamo i motivi. Poi quando saremo a tu per tu, un giorno glielo spieghiamo, perché tutte queste cose che non riusciamo a capire. Ecco, e per concludere vorrei dire questo: tra poco vivremo un momento speciale, tu ancora più speciale. Cosa chiedi proprio alla Madonna, ecco, dietro a queste domande fatte, se c'è una tua riflessione o le tue risposte che ci hai dato, anche io le trovo molto soddisfacenti, o chiederai alla Madonna qualcosa in più? Io non ho nulla da chiedere alla Madonna, perché la Madonna già se viene e sta facendo un'opera meravigliosa, parlo nella mia vita e attraverso di me, come dice il Signore, siete un dono e lo dovete donare questo dono. E io questa sera che posso donare? Tutte le persone che stanno nella tristezza, nella disperazione, e sono tante le richieste di preghiere, e io affido uno per uno a Maria, perché li voglio proprio affidare a Maria. Ho questa possibilità di mettere tutte le intenzioni che ogni persona mi chiede. Innanzitutto metto le persone che si sentono sole, le persone ammalate, e chiedo proprio che il Signore gli dia la pace del cuore. Questa è la mia preghiera. E quando arriva Maria, la prima cosa che Maria viene e dice: sia lodato Gesù Cristo. E subito la Madonna ci mettiamo in contatto, che io faccio subito le raccomandazioni. Questo è il primo contatto con Maria, e questa è la cosa bella. Poi ascolto il messaggio che arriva dal cielo, che poi lo devo meditare prima io, e questo messaggio che può far bene a tutti noi. E io questa sera vi raccomando a tutti voi. Ecco, io voglio solo dire questa cosa:
concludiamo questa breve riflessione, che spero che sia di aiuto, che ecco, nulla avevamo preparato questa così semplice domanda, così non avevamo proprio preparato nulla, avevamo pensato di fare due chiacchiere così. Io personalmente trovo sempre le risposte di Raffaele, forse proprio perché è ispirato dalla Madonna e da come il Signore sempre ci insegna nella sua parola, che ha sempre una parola per tutti, talvolta tagliente ma bella, profonda, che penetra i nostri cuori. Ecco, io sento queste parole proprio che penetrano, e non so, vi assicuro che non viene dal suo sacco, questo ve lo posso assicurare. Quindi voglio ringraziare Raffaele per questa piccola chiacchierata che ci ha donato, e da stamattina che noi siamo andati a Loreto in preghiera, abbiamo questa giornata particolare che la viviamo, ma la viviamo con tutti voi che siete, sapete, in collegamento con noi, e vi diamo un abbraccio e una buona preghiera a tutti. Vi voglio bene, pace bene, sarete tutti con noi in comunione con Maria. Ai piedi di Maria affiderò ciascuno di voi. E poi diceva Enzo, voglio concludere, se tu lo vivi quotidianamente la gioia, la pace, il Signore poi, tu vivi per Dio e il Signore agisce. Io spero che il Signore agisce anche nel vostro cuore e che la pace possa scendere in ogni famiglia. Pace e bene, pace e gioia. Figlioletti miei, anche oggi vengo in mezzo a voi per donarvi tutto il mio cuore di madre. Solo una madre può capire tutto il vostro smarrimento, ed io sono in mezzo a voi per aiutarvi. Figli miei, aprite il vostro cuore affinché possiate dire quel sì. Solo così voi potrete comprendere l'amore di mio figlio. Anche io ero come voi, e lui pose su di me il suo sguardo, e non vidi più le cose della terra, ma vidi una grande luce. Oggi mio figlio mi manda in mezzo a voi come madre, ed io come madre voglio far comprendere il disegno che Dio ha su ciascuno di voi. Occorre cambiare vita, occorre ascoltare le vie che Lui sta tracciando per ciascuno di voi, per diventare veri apostoli. Se non vivete pienamente la mia venuta in mezzo a voi e non accogliete il mio invito, come potete fare un cammino di santità? Non vivete come mendicanti cercando la verità altrove, ma io vi esorto, figli miei, ad essere più ascoltatori della parola di Dio, senza usare molte parole. Non occorre essere maestri, ma occorre vivere una fede costante. Per questo vi esorto, figli miei, a investire la vostra vita per l'eternità. Solo così potrete fare un cammino di santità. Io desidero riempirvi del suo amore, affinché nel vostro cuore prenda posto la sua parola. Occorre tanta umiltà, figli miei, occorre tanta preghiera per essere il sale della terra. Pregate, pregate, pregate per non farvi rubare la speranza. Non permettete che Satana vi tolga la pace, distruggendo tutto ciò che trova sul vostro cammino, convincendovi che non siete capaci di vivere un amore totale. Non fatevi sedurre da lui,
facendovi prendere dallo scoraggiamento e dalla tristezza. Vi esorto a rialzarvi, figlioli miei, attraverso i pastori che Dio ha messo sul vostro cammino e ai sacramenti. Solo così potrete sconfiggere le sue seduzioni. Pregate, pregate, pregate. Vi ringrazio di aver risposto alla mia chiamata.